Buonasera, bentrovati e bentornati ai Care. Siamo su Radio SP30 con una nuova puntata. Siamo quasi alla fine di questo anno per noi di Care. Noi siamo ad anno scolastico, quindi seguiamo la scuola. E siamo quasi alla conclusione di quest'anno radiofonico per Care. E questa sarà una puntata molto bella. Abbiamo aperto con una canzone bellissima dei Gen Rosso, L'uno dell'altro. E in un momento come questo, in cui veramente dobbiamo riflettere tantissimo sull'altro, abbiamo parlato di un lutto nazionale che ci coinvolge, lutto mondiale veramente, che ci coinvolge un po' tutti, queste stragi che avvengono in mare per persone che disperatamente vorrebbero un futuro migliore e invece trovano la morte nell'acqua, e spesso anche bambini. Quindi, visto che la nostra trasmissione si apre proprio al mondo dei ragazzi, dei bambini, per creare con loro e costruire con loro un futuro, parlando di formazione, di istruzione ed educazione, non possiamo non ricordare queste vittime. E noi partiamo proprio con un ponte verso gli altri, conoscere le lingue. Un ponte verso gli altri, e con noi ospite questa sera è Matteo Santipolo, professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso l'Università di Padova. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, e grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi questa sera, veramente. E noi siamo onorati di questa tua presenza qui con noi questa sera, e conosciamo meglio Matteo Santipolo. Chi è, di cosa si occupa? Matteo, presentati. Allora, sono professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso l'Università di Padova, come dicevi tu, e sono anche attualmente, ormai da un anno in carica, il presidente della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa, che è l'associazione relativa al settore scientifico disciplinare di cui mi occupo, che unisce un po' tutti i professori universitari, ma anche gli insegnanti, i docenti, tutti coloro che comunque hanno un interesse verso, come dice il nome stesso dell'associazione, la didattica delle lingue e la linguistica educativa, che è fondamentalmente il tema di cui mi occupo sotto varie prospettive, dal punto di vista professionale, ma devo dire anche dal punto di vista proprio dei miei interessi personali, della mia passione, delle cose che mi piace fare fondamentalmente da sempre. Io ho studiato all'Università di Venezia, ho studiato lingue e letterature straniere quando ancora la laurea era quadriennale, ho studiato inglese e tedesco, e mi sono laureato ormai molti anni fa con una tesi per i tempi estremamente, direi, innovativa e sperimentale sul dialetto di Londra, quindi girando fondamentalmente per i bassi fondi di Londra, talvolta addirittura vestito da barbone, da mendicante, microfoni nascosti, cioè quelle cose un po' da serie televisiva, per dire, e per raccogliere il modo spontaneo di parlare delle persone, quello che è spesso il più difficile da raccogliere, proprio perché di fronte a un microfono spesso ci si sente un po' in imbarazzo. Quindi questa tesi è stata un po' il coronamento di un percorso, ma anche l'avvio di tutta la mia carriera professionale universitaria. Ho poi fatto un master sempre a Ca' Foscari in didattica dell'italiano come lingua straniera. Durante il percorso di studio ho studiato per diverso tempo, più di 2 anni, all'Università di Warwick e all'Università di Reading in Gran Bretagna. Poi ho fatto il dottorato di ricerca all'Università di Pisa con dei lunghi percorsi, lunghi periodi di soggiorno in Sudafrica. E quindi insomma, diciamo che più o meno in quegli anni, oltre chiaramente a coltivare la mia passione per i viaggi e di per sé anche per le lingue, ho avuto anche l'opportunità, la possibilità di cominciare a conoscere prima l'Europa e poi sempre di più anche tutti gli altri continenti. Dal punto di vista prettamente, diciamo, professionale, scientifico, mi occupo in senso lato di didattica delle lingue, ma in particolare di didattica dell'inglese, di didattica dell'italiano a stranieri e così en passant anche di didattica dello spagnolo e un po' in genere di tutte le lingue. E in particolare mi sono concentrato sulla didattica degli aspetti sociolinguistici delle lingue, quindi
di come si insegnano, per esempio, quegli aspetti che trovano poco spazio nella didattica delle lingue tradizionali, la variazione, i dialetti, le diverse tipologie di lingua, intesa non in senso linguistico stretto, ma nel senso di diverse, appunto, variazioni, varietà. E poi, da un punto di vista proprio della ricerca, diciamo, più pura, mi occupo di politica linguistica, e più di recente, da qualche anno, anche per ragioni, come dire, personali, se poi volete ve ne accenno, mi occupo di bilinguismo precoce. Sì, sì. Con un progetto che porto avanti con una collega, Alberta Novello, presso una struttura che gestisce diversi asili nido della provincia di Padova. E diciamo che, dal punto di vista proprio della ricerca, questi sono fondamentalmente i temi di cui mi occupo. E ad oggi ho pubblicato circa 150 tra monografie, articoli, riviste, contributi in volume, eccetera. Credo di essere una persona estremamente fortunata, perché faccio quello che mi piace, a tal punto che talvolta mi chiedo veramente se io stia lavorando. Certo, ogni lavoro ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, però se io dovessi mettere sul piatto della bilancia gli uni e gli altri, sicuramente la bilancia penderebbe dalla parte positiva. Per cui devo dire che sono veramente, da questo punto di vista, e non solo, una persona estremamente fortunata. E una delle ragioni di questa fortuna credo che sia la possibilità di viaggiare che mi offre. Contavo proprio qualche settimana fa, un paio di settimane fa, i paesi in cui sono stato, anziché contare le pecore alla sera prima di dormire, insomma, a volte quando si hanno pensieri per la testa, comunque contare aiuta a prendere il sonno. Contavo i paesi e con quello in cui sono stato 2 settimane fa, l'Islanda, sono arrivato a 53. Quindi, insomma, mi posso ritenere soddisfatto. Non finisce qui, spero di vederne almeno altrettanti nel futuro, però ecco, non posso certamente ritenermi insoddisfatto né del lavoro né delle opportunità che finora mi ha offerto. Ma cos'altro dirvi di me? Ecco, forse un cenno lo posso fare senza entrare troppo in dettagli che possono essere anche noiosi. È proprio grazie a uno di questi tanti viaggi che feci ormai parecchi anni fa in Argentina che conobbi mia moglie, quella che è attualmente mia moglie, e abbiamo 2 figlie che stanno crescendo perfettamente trilingui, perché io parlo esclusivamente in inglese con loro, mia moglie, essendo argentina, parla esclusivamente in spagnolo. E naturalmente, vivendo in Italia, le bambine crescono bilingue con l'italiano, e sono oggetto di studio e di ricerca, insomma, come nella miglior tradizione dei linguisti, dei pedagogisti, da Piaget in poi, per intenderci. Certo. E quindi le sfrutto anche da questo punto di vista. Quindi cerco di praticare anche quello che insegno, insomma. Se sono un fervido sostenitore del bilinguismo, del plurilinguismo, del multilinguismo, e dal punto di vista scientifico-accademico lo sono anche nella mia vita privata, con tutta una serie di vicende, talvolta anche molto divertenti, aneddotiche che vi potrei raccontare, di situazioni in cui a tavola noi parliamo sistematicamente 3 lingue, e quindi chi viene ospite da noi o capisce tutte e 3 le lingue o si perde, a seconda di quante lingue conosce, parte di quello che sta avvenendo, insomma, quindi deve in qualche modo ricostruire quello che si dice. Ma poi anche a livello di viaggi spesso capitano situazioni abbastanza surreali, divertenti, che così, insomma, io poi utilizzo anche nel corso delle mie lezioni per renderle più accattivanti e far capire che non si insegna, come diceva Seneca, sed scola, ma sed vite, cioè alla fine, soprattutto con un ambito come quello di cui mi occupo io, il rapporto tra la ricerca in senso stretto e la spendibilità dei risultati della ricerca è assolutamente contingente, è assolutamente fisiologico, direi. Quindi ecco, questo giusto per dare una piccola
così inquadratura degli ambiti di cui mi occupo e anche così qualche cenno aneddotico della mia vita privata. Bellissimo. E poi ci immaginiamo questa vita con questa lingua, che comunque queste lingue che si intersecano tra di loro, però è un unico linguaggio, che è il linguaggio della famiglia, quindi avete creato proprio un vostro linguaggio. Come hai detto tu, alcune persone devono entrare, ma quando entrano capiscono che nella conversazione non c'è una sola lingua, ma insomma la lingua quella più importante è la lingua del cuore, quindi sì, quello che vi portate avanti tu e tua moglie insieme alle vostre figlie. Quella che Canetti definiva in un libro meraviglioso, che è in tedesco di Grete Tezung, La lingua salvata, quella che lui definiva la Muttersprache, cioè la lingua materna, ma nel senso etimologico del termine, cioè la lingua della madre. Canetti sceglie di parlare e di scrivere, soprattutto vincendo poi anche un premio Nobel per la letteratura in tedesco, ma Canetti era un personaggio assolutamente eclettico, plurilingue, parlava spagnolo, era un ebreo di origine sefardita, cresciuto in Bulgaria con genitori che usavano il tedesco quando lui era piccolo per non farsi capire, quindi la sua è una scelta alla fine. E la mia è stata una scelta di coltivare, scelte che porto avanti ancora allo studio delle lingue. Oltre a quelle che vi ho detto, ho studiato a suo tempo, quando frequentavo il Sudafrica, un po' di Afrikaans, che è, per chi non lo sapesse, una variante un po' semplificata e pigginizzata, come si dice tecnicamente, di olandese. E di recente mi sono messo a studiare norvegese, quindi la lingua che sto studiando in questo periodo. Al momento sono più o meno ad un livello A2, il norvegese. Se qualcuno mi chiede perché, e la risposta è solo una: perché mi piace. Per nessun altro motivo. Poi è chiaro che si unisce l'utile al dilettevole, quindi si fanno sempre scoperte interessanti che possono, visto il lavoro che faccio, tornarmi utili anche in quel senso. Ma la ragione ultima è sempre quella del piacere, della soddisfazione che si prova nel conoscere le nuove lingue e anche necessariamente nel conoscere le culture che vengono veicolate attraverso queste lingue. Quindi è questa, secondo me, la ricchezza, il valore aggiunto dello studio delle lingue. Delle lingue, è vero. Anzi, questo è veramente un ottimo consiglio per tutti, cioè fate quello che vi piace, però più studiate e più veramente le conoscenze acquisite vi aiutano veramente a fare da ponte, ecco. E poi il viaggiare, ecco, sono cose veramente molto belle, che insomma leghiamo a quello che diremo oggi. Abbiamo iniziato a parlare appunto delle lingue, quanto è importante la conoscenza delle lingue e soprattutto i viaggi, però quelli belli, non quelli solo col cellulare, ma dobbiamo anche, come hai detto tu, per scoprire, bellissima la tesi sui dialetti a Londra, ecco, è bello scoprire da vicino la cultura, quindi un po' veramente mettendoci dentro, proprio entrando dentro anche ai vicoli, alle strade dei paesi dove andiamo a visitare, quindi conoscendo veramente la cultura, con molto rispetto per la cultura ovviamente degli altri paesi, però con molta veramente sete di conoscenza. E questa cosa ti ringrazio, Matteo, perché già dalla presentazione viene fuori una bellissima sete di conoscenza, che nonostante insomma la tua carriera, però porti ancora avanti. È come se quel fanciullo che ha sete ancora di conoscere c'è sempre, va avanti. Io credo essere così per tutti. Credo che chi fa questo mestiere debba nutrirsi un po' di questa linfa. Vero. Fare il professore universitario, con tutto rispetto per qualunque altro tipo di passione, cioè di lavoro, è prima di tutto una passione. Non si diventa, diciamo, professore universitario, che insomma il professore spesso viene visto come colui che insegna, ma quello che insegna è quello che tu scopri, quello che tu studi, quello che tu ricerchi. Il mondo dell'università dovrebbe essere questo, credo che nella stragrande maggioranza dei casi realmente lo sia. È chiaro che se ti viene meno questo interesse, questa passione,
di fatto stai tradendo te stesso, stai tradendo le ragioni che ti hanno spinto a fare una carriera che non è mai semplice per le più svariate ragioni e che però comporta anche tutta una serie di sacrifici, di rinunce, di impegni che non sono solo personali, ma spesso sono anche della famiglia, di chi ti sta intorno, dei genitori, specie per chi come me non viene da un contesto accademico in senso stretto, sono normalissime, quindi che non hanno comunque un livello culturale così alto, ma io di questo sono assolutamente fiero, perché quello che mi hanno insegnato è l'amore per la conoscenza, a prescindere dalla conoscenza che si ha, ma l'importante è avere, come dire, i presupposti per poter seguire la propria passione e poi su questi naturalmente si costruisce tutto il resto. Giusto. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa puntata è in diretta, ma dopo 10 minuti della diretta diventerà un podcast e potete riascoltare questa puntata sul sito della nostra radio www.radiosp30.xyz. Ma intanto noi siamo in diretta, quindi potete anche commentare in diretta sulla pagina. Quello che ci dirà il nostro ospite di questa sera, Matteo Santipolo. Allora Matteo, come ogni ospite tu hai scelto la playlist della puntata e partiamo subito con i Depeche Mode. Enjoy the silence, perché questa scelta? La risposta è interessante, perché credo possa essere interessante, perché le ragioni sono molteplici. Partiamo da quella più scientifica e professionale, se vogliamo. Mm-mm. E non vorrei diventare troppo pesante o accademico, però forse può essere interessante sapere che generalmente quando i cantanti inglesi, e i Depeche Mode sono inglesi, sono di una cittadina a sud-est di Londra che si chiama Basildon, quindi da un punto di vista linguistico parlano una varietà di inglese che si definisce estuary, cioè l'inglese dell'estuario, una varietà molto interessante, una di quelle che studiai ai tempi della mia tesi di laurea, che è una sorta di varietà intermedia tra il dialetto, chiamiamolo così, anche se il concetto di dialetto in inglese è molto diverso dal concetto italiano, più basso, cioè quello associato alla working class, alla classe operaia, ai lavoratori del porto, eccetera, e la varietà più alta, che è quella, se vogliamo, della famiglia reale, ecco, per così dire. E questa varietà intermedia è molto, molto particolare, molto riconoscibile. Tuttavia, quando i cantanti inglesi cantano, tendono ad abbandonare il loro accento. Questo per avvicinarsi anche al mercato americano, che chiaramente da un punto di vista musicale è un mercato enorme, potenzialmente sterminato. E quello che realizzano tecnicamente si chiama Mid-Atlantic English, cioè è una specie di inglese che non è né britannico né americano, ma che elimina i tratti più marcatamente britannici a vantaggio di alcuni tratti tipicamente americani. I Depeche Mode non lo fanno. I Depeche Mode sono fedeli, soprattutto il cantante Dave Gunn, alla loro inglesità, la chiamerei, cioè il loro essere inglesi. Quindi io consiglio sempre a chi vuole ascoltare l'inglese come dovrebbe essere pronunciato di ascoltare i Depeche Mode, perché appunto non tradiscono questo loro essere inglesi e anzi ne hanno fatto per molti aspetti una loro stessa bandiera, una marca di riconoscimento anche nel mercato americano. Il loro primo concerto di successo è stato proprio all'inizio degli anni '80 negli Stati Uniti, con questo accento molto caratteristico, molto, molto, molto inglese, molto britannico, e dirò di più, per certi aspetti addirittura tipicamente del sud-est dell'Inghilterra. Questa è la ragione, se vogliamo, linguistica. Quindi da un punto di vista estetico mi piace il modo in cui pronunciano le parole. Io trovo che l'inglese sia una lingua, ovviamente questo è un fatto soggettivo, molto musicale, nel senso proprio fonetico del termine, fonetico-fonologico, e quindi Depeche sono in qualche modo un po' l'epitome di questa inglesità. Poi dal punto di vista dei contenuti, dello stile, del genere musicale, io mi ci riconosco molto, perché trovo che i Depeche Mode siano un po' una prosecuzione di
una tradizione che viene da lontano e che ha anche delle radici letterarie. Anche la seconda canzone, che non anticipo, va in questo senso. E io credo che i Depeche, come l'artista che seguirà, proseguono un po' la storia del romanticismo britannico, del romanticismo inglese, dove per romantico mi riferisco non al senso generale che si può dare alla parola, ma a quello del movimento culturale che tutti abbiamo studiato, quindi il romanticismo cresciuto e sviluppatosi nel centro-nord Europa tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. E anche il tema che tratta questa canzone, quello del silenzio, è un tema, secondo me, di grande profondità, di grande riflessione. Mi piace, tra l'altro, da linguista, un verso nella canzone in cui dice words are very unnecessary, they can only do harm, cioè le parole sono molto e possono solo far male. Ecco, quindi io credo che anche in questo ci sia in qualche modo una coerenza con quello che ritengo di essere, o con quello che mi piacerebbe essere, perché poi non si raggiunge mai realmente l'obiettivo. Quindi ecco, un po' queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questa canzone. E allora noi ce l'ascoltiamo.
Ed eccoci qua, puntata 20 giugno 2023, conoscere le lingue un ponte verso gli altri, con il nostro ospite Matteo Santipolo, professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso l'Università di Padova. Allora Matteo, entriamo proprio nel focus centrale di questa puntata. Ti faccio una domanda sull'apprendimento linguistico. Appunto, l'apprendimento linguistico produce cambiamenti nelle reti neurali non solo se avviene nell'infanzia ma anche in età successiva. Come usare storie e risorse digitali per cominciare l'apprendimento di una nuova lingua? Allora, l'apprendimento di una lingua non è un fatto standard, universale per tutti. Ogni essere umano fa storia a sé. Non vorrei dire una cosa che potrebbe essere fraintesa, ma siamo tutti diversi, cioè questa è la ricchezza, no, dell'umanità, nessuno di noi è identico a nessun altro. Questo significa che non esiste un percorso che vada bene per tutti, a prescindere dall'età, dai bambini fino agli adulti. Però mentre nel caso dei bambini ci sono alcuni, come dire, passaggi obbligati, che sono legati allo sviluppo neurologico, cognitivo, psicologico e in particolare nella loro declinazione linguistica, a questi nell'adulto si aggiunge una dimensione prettamente soggettiva, ancora più marcata che nel bambino forse, dovuta all'esperienza precedente. L'esperienza precedente che può essere relativa a l'avere appreso altre lingue nel passato. Quindi quando si avvicina allo studio di una nuova lingua in età adulta, non si può non tener conto delle precedenti esperienze di acquisizione di una lingua, e da queste dipendono anche le proprie aspettative. Naturalmente da queste può dipendere anche la voglia di imparare una nuova lingua, perché ahimè è risaputo le due materie nelle quali peggiori sono i risultati mediamente nella scuola italiana sono la matematica e le lingue, sono i due, un po' le due bestie nere della maggior parte degli allievi di qualunque scuola, di qualunque ordine e grado. Allora, quando si insegna una lingua a degli adulti, o quando ci si vuole avvicinare all'insegnamento all'acquisizione di una lingua da adulti, è fondamentale partire da ciò che già si conosce. Sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista delle metodologie. Mi spiego, se io ho imparato la lingua a partire dalla grammatica, anche se tutti gli studi dicono che questo percorso è il più, non dico fallimentare, ma comunque quello che porta a risultati di minor qualità in un tempo maggiore, non posso far finta che questo non sia successo. Cioè che io prima ho studiato le lingue in questo modo. Quindi è bene partire da ciò che ci mette più a nostro agio. Mi piace la grammatica? Benissimo, studio la grammatica. Odio la grammatica? Non la studio. Cioè io credo che soprattutto quando parliamo di autoapprendimento, quindi dei casi, e sono migliaia di persone che a un certo momento della loro vita si rendono conto che hanno bisogno di reimparare l'inglese, no? Oggi si parla solo di inglese, ma in realtà questo discorso vale un po' per tutte le lingue. Ecco, sarebbe fondamentale, sarebbe importante che ci fosse la possibilità e la consapevolezza di affrontare lo studio delle lingue da qualunque prospettiva. È un po' come se le volessimo accerchiare, questa è la mia idea. Ci interessa la cultura? Partiamo dal documentarci sulla cultura, leggendo anche in traduzione, ma magari opere letterarie che ci avvicinano, ci fanno entrare nel mondo di cui quella lingua è veicolo e portatrice. Ci piacciono le strutture grammaticali, perché a volte la grammatica, se ben studiata, è divertente, è un gioco di incastri, non è così lontana dal fare la settimana enigmistica per certi versi, no? E ci piacciono le canzoni, benissimo, avviciniamoci allo studio della lingua partendo dalle canzoni che oggi si possono facilmente recuperare in tanti modi. E in questo rispondo all'altra parte della tua domanda, le tecnologie. Le tecnologie oggi sono fondamentali, sono quel supporto che gli insegnanti di 20-30 anni fa non avevano.
Io ricordo ai tempi della scuola media che le mie insegnanti, bravissime di scuola di inglese di quel tempo, quando durante l'estate partivano per l'Inghilterra con la valigia semivuota e tornavano con la valigia piena di quelli che si chiamano materiali autentici, biglietti di teatro, menù di ristoranti, scontrini, dépliant turistici, libri, qualunque tipo di materiale che poi durante l'anno scolastico successivo veniva utilizzato. Oggi tutto questo, non dico che non è più necessario, ma è in parte superato dalla facilità con cui recuperiamo appunto il materiale autentico semplicemente con una ricerca su Google. Quindi se questo torna utile, è fondamentale nell'attività di un insegnante, lo può essere anche nel percorso di autoapprendimento che qualcuno può decidere di intraprendere. Vi racconto solo, perché credo che le esperienze personali siano sempre quelle che poi lasciano di più il segno. Come vi dicevo prima, io ho iniziato da circa un anno e mezzo a studiare norvegese. Ho iniziato a studiarlo perché ai tempi dell'università avevo una passione per le lingue scandinave, mi piaceva moltissimo la filologia germanica, passione che ho anche coltivato per un certo periodo di tempo. Poi ho preso un'altra direzione. Oggi così ho deciso di invece riprenderla e quindi ho scelto una lingua tra quelle scandinave che mi affascinava di più per ragioni sociolinguistiche che adesso non sto perché ci porterebbe molto lontano il discorso. Allora io mi sono iscritto ad un corso online, un corso comunque con un insegnante, con dei compagni di classe, per quanto virtuali, nel senso che non siamo fisicamente nello stesso posto, ma siamo comunque presenti tutti nella stessa aula, ma accanto a questo, che è assolutamente fondamentale, faccio le lezioni di Duolingo. Duolingo è un'app scaricabile gratuitamente che offre corsi di lingue a tutti i livelli per un'infinità di lingue. La lingua veicolo è l'inglese, il norvegese non viene insegnato attraverso l'italiano, quindi tutte le attività che si svolgono sono a partire dall'inglese, per cui è chiaro che nel caso del norvegese bisogna conoscere anche bene l'inglese. Ma a prescindere da questo, il corso di Duolingo da solo non sarebbe, come dire, non dico non sarebbe utile, ma non sarebbe certamente sufficiente. Però affiancato a un corso vero e proprio diventa uno strumento di intanto mantenimento nei periodi in cui, come quello estivo, non ci sono i corsi o comunque io non li seguo per più svariate ragioni, ma anche di rinforzo, soprattutto per la dimensione lessicale, quella magari più grammaticale. È quel processo che si chiama anche di gamification, cioè l'utilizzare a scopo didattico le caratteristiche proprie, per esempio, dei videogame, fondamentalmente. Sì. Quindi, ecco, io credo che la soluzione migliore per affrontare anche da zero lo studio di una lingua sia quella di affrontarla accerchiandola, cioè prendiamola da tutte le strade possibili, ma soprattutto da quelle che ci sono più congeniali. E questa congenialità, per così dire, è fondamentalmente la conseguenza delle nostre precedenti esperienze di studio o di avvicinamento di una lingua, a prescindere che siano state di successo o meno. Naturalmente, se sono state di successo, andranno seguite le strade che ci hanno portato al successo, in caso contrario, scegliamo strade diverse. Però ecco, oggi gli strumenti di cui disponiamo ci consentono anche di avere più opzioni, di avere più frecce al nostro arco e per assurdo forse di poter imparare una lingua anche senza andare nel paese dove la si parla, anche se questo, va detto, è comunque meno di quello che si può fare, perché l'esperienza culturale, l'esperienza del rapporto, dell'immersione, non solo linguistica, ma nei profumi, negli stili, anche in quegli aspetti che possono non piacerci. Attenzione, perché conoscere una lingua non vuol dire che si debba amare tutto di quella cultura. Però per poter decidere cosa mi piace devo innanzitutto conoscerlo. Certo. E posso anche decidere che qualcosa di una certa cultura non mi piace. Come gli italiani che vanno, che cercano la pizza all'estero, non si può fare. Sì, ma gli italiani che vanno in vacanza, io resto sempre abbastanza allibito quando vedo certe pubblicità, non farò nomi,
c'è la vacanza organizzata in cui c'è la guida che parla italiano, il cuoco che fa da mangiare italiano, la musica italiana. Allora statene a casa e ti guardi un video su YouTube, perché vederlo scorrere attraverso i finestrini di un autobus o vederselo tranquillamente scorrere standosene seduti sul proprio divano mangiando patatine, insomma, è la stessa cosa, ecco. Invece a volte bisogna anche immergersi in quella realtà, uscire per così dire dalla propria zona di comfort per entrare anche in quegli aspetti delle culture che, ripeto, non devono necessariamente piacerci tutti, però magari scopriamo che c'è qualcosa che ci piace, qualcosa che inevitabilmente, che ci piace o meno, ci arricchisce, e qualcosa invece che in realtà può non piacerci, dal cibo alla musica, agli odori, a qualunque altro aspetto della vita. Giusto. Di tutti i giorni. Vero. Altra domanda: cosa fa la differenza per essere davvero fluente in una lingua? Questa è una domanda che di per sé richiederebbe ore. Cercherò di essere breve. L'acquisizione di una lingua non è solo un fatto cerebrale, è un fatto, direi quasi prima ancora che cerebrale, emotivo. Le lingue si imparano con la pancia, mi verrebbe da dire. E per diventare fluenti in una lingua bisogna superare alcune come dire, barriere che sono chiaramente soggettive. Ci sono, chi insegna questo lo sa benissimo, gli studenti che alzano la mano anche se non sanno niente, e quelli che anche non sapendo niente non la alzano mai. Questo naturalmente ha a che fare con la personalità, con lo stile di apprendimento, con l'indole, anche la capacità di superare i propri timori, le proprie paure. Ecco, per riuscire a parlare fluentemente una lingua, io credo che si debba innanzitutto sentire la lingua, e per sentire non intendo con le orecchie, intendo con la pancia, con il cuore, cioè anche al di là dei propri limiti, perché è chiaro, quando si sta imparando una lingua si fanno errori, si hanno incertezze, non si conoscono le parole, e ecco, in tutte queste situazioni c'è chi si blocca e a quel punto non riesce più a parlare, e chi invece si butta. Uno studio degli anni 80, che è stato ripreso anche di recente, dimostra che si parla in maniera più fluente, con una pronuncia migliore, sotto l'effetto dell'alcol. E questo è scientificamente dimostrato, perché l'alcol abbassa quella percezione di sé che ti inibisce. Ci sono tutti una serie di meccanismi legati all'endorfina e via dicendo, adesso non entriamo nel dettaglio tecnico. È chiaro che nel caso dell'alcol c'è un limite, cioè oltre un certo limite non si parla più in nessuna lingua, o se si parla sarebbe anche meglio non farlo, ecco, giusto che... Però ecco perché incentiviamo gli aperitivi linguistici. Ma certamente l'aperitivo linguistico entro certi limiti può diventare uno strumento fondamentale per superare questa incertezza. Chiaro che non lo posso fare alla scuola elementare, cioè mi arrivano i carabinieri in classe con i maestri, i professori, certo. Però insomma, diciamo che al di là della battuta, che peraltro ha un fondamento scientifico, perché l'alcol da un emotivo disinibisca è scientificamente dimostrato, ci sono meccanismi neurologici che entrano in gioco, ormonali e via dicendo, però l'ideale sarebbe riuscire a superare questo limite, questa incertezza, questa paura. Come farlo? Ecco, ognuno ancora una volta deve trovare la propria strada. La cosa fondamentale però, secondo me, è superare uno dei grossi problemi della scuola italiana in relazione all'insegnamento delle lingue, cioè il grammaticalismo. Gli insegnanti, soprattutto quelli non madrelingua, tendono, e non voglio generalizzare perché ci sono insegnanti di lingue bravissimi o bravissime, ma spesso, a me questo succede più spesso nella scuola primaria che negli altri ordini di scuole, ci si fissa su aspetti grammaticali che magari per i parlanti nativi non sono neppure rilevanti. E non lo sono perché non inficiano, non compromettono la capacità di interagire, di comunicare.
E questo è il problema fondamentale, che nel momento in cui c'è stato, come dire, segnalato ogni minimo errore, perché non si era coniugato il verbo correttamente, non si era pronunciata la parola nella maniera più precisa possibile, e un po' alla volta si è inevitabilmente innalzata una barriera che ci ha reso poi difficile lanciarci, lasciarci andare, a dispetto di errori. Certo che se una persona ha di indole quella di, in qualche modo, disinteressarsi di questi aspetti e andare avanti lo stesso, beh, ce la fa comunque. Se invece uno è tendenzialmente, possiamo dire, più timido, comunque più insicuro, o con necessità di avere la certezza che ciò che sta dicendo non è sbagliato, ecco, a fronte di tutto questo, l'innalzamento di questa barriera certo non aiuta. Quindi il segreto, che non è un segreto di Pulcinella, è quello di parlare, in un certo senso disinteressandosi degli errori che si commettono. In fin dei conti, come dice una specie di proverbio, comunque una massima inglese, non prendete mai in giro qualcuno che parla male inglese, questo è rivolto ai parlanti nativi, perché quantomeno parla un'altra lingua e quindi è comunque più ricco di te. Insomma, un'altra battuta dice: chi sono i bilingui, quelli che parlano più lingue o due lingue, e chi sono i monolingui, gli anglofoni, perché tendenzialmente sono impigriti dalla possibilità che hanno di interagire un po' ovunque utilizzando la loro lingua. Quindi andiamo oltre tutto questo, disinteressiamoci un po' della grammatica, almeno nelle fasi iniziali, per concentrarci proprio sulla dimensione comunicativa. Questo però, lo tengo a precisare, non significa che non ci si debba occupare di grammatica, attenzione, però c'è modo e nella tempo. Nella fase iniziale, ecco. C'è modo e tempo per fare. Certo. Allora, noi adesso continuiamo anche con la playlist e il secondo brano. Tu ci avevi in qualche modo già preparato, ma non avevamo detto l'autore, e cioè Sting. Andiamo con Shape of My Heart. Perché questa canzone? Beh sì, è un po' il proseguo di quello che dicevo prima. Sting, britannico però del nord, ha un accento che in molte canzoni, che lui usa anche in determinate canzoni, insomma abbastanza marcatamente settentrionale nella realtà inglese, ma al di là di questo è sempre parte di quella corrente, diciamo, non vorrei chiamarli neuromantici, perché poi questo ci porterebbe all'inizio degli anni '80 con certi gruppi, ma comunque con un legame forte con la tradizione culturale inglese, alla quale io sono affettivamente molto, molto legato. Scherzando, dico sempre che probabilmente in una vita precedente ero inglese, perché il mio rapporto con l'Inghilterra è un po' di questo tipo, anche un rapporto di, se vogliamo, amore, non dico e odio, ma comunque di non accettazione piena di tutto. Come dicevo prima, non tutto deve piacerci, però sicuramente ho un feeling, un fil rouge in qualche modo con quel tipo di cultura. Sting poi è un cantante con una cultura non solo musicale ma anche letteraria enorme. Molte sue canzoni sono ispirate, solo per citarne qualcuno, a Shakespeare, a Geoffrey Chaucer, a Melville, e interi album hanno una declinazione, una piega di tipo letterario. E questa canzone, Shape of My Heart, è una canzone che ha a che fare con il mondo delle carte, le carte da poker per intenderci, e racconta di questa persona che è talmente coinvolta ma allo stesso tempo assente, che ha un asso nella manica ma si dimentica di giocarlo. E ecco, io in un certo senso vedo in questo un po' anche quell'idea romantica del, vorrei quasi dire, del panteismo, no? Dell'essere parte di un tutto in cui alla fine comunque ci riconosciamo, o dovremmo forse riconoscerci di più anche ai giorni nostri. Vero. E allora noi ci ascoltiamo Sting.
of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my Con Sting rientriamo in questa puntata dove parliamo di lingue, conoscere le lingue, un ponte verso gli altri con il nostro ospite Matteo Santipolo. Allora Matteo, adesso parliamo di formazione e ti faccio una domanda. Lo sviluppo professionale continuo di un docente di lingua è fondamentale? Assolutamente sì, direi che è imprescindibile. Il mio insegnante di chimica del liceo diceva, io non ero particolarmente, ho fatto liceo scientifico, però non ero un grande amante, diciamo, delle materie prettamente scientifiche, per quanto mi piacessimo, insomma, è chiaro che non era quella la mia strada, visto anche poi il percorso che ho seguito. Però ci diceva una grande cosa, che alla fine del liceo
quello che avremmo dovuto saper fare era leggere e scrivere. Ecco, io la stessa cosa la dico oggi ai miei studenti all'università. Nel momento in cui ci si laurea, quello che si dovrebbe saper fare è saper leggere e scrivere, nel senso di essere in grado di continuare in autonomia a studiare. Ecco, per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue, questo vale per tutte le discipline, evidentemente, perché immagino un medico che non si aggiorni. Nessuno andrebbe da un medico che si è laureato 30 anni fa e non ha mai preso in mano uno studio, una ricerca più recente, figuriamoci. Ma per le lingue è un po' la stessa cosa, io credo valga veramente un po' per tutto, ma per le lingue in particolare, perché al di là del fatto che chiaramente le lingue vanno mantenute, ma questo riguarda proprio in un certo senso quella che dovrebbe essere la passione dell'insegnante di lingue, quindi do un po' per scontato che un insegnante di lingue continui a coltivare le lingue o la lingua in cui si è laureato o che ha studiato di più. Però siccome per insegnare una lingua non è condizione sufficiente quello di conoscerla, altrimenti tutti saremmo insegnanti e invece sappiamo benissimo che non è così, è fondamentale aggiornarsi. La glottodidattica, che si occupa di linguistica educativa, la glottodidattica, la didattica delle lingue, sono le discipline spesso usate come sinonimi, questi termini che si occupano proprio dello studio di come si insegnano o si dovrebbero insegnare le lingue, negli ultimi 30-40 anni ha fatto passi enormi. È cambiata la filosofia di fondo, è cambiata la concezione stessa di lingua, è cambiato, eventualmente ne parleremo dopo se ci sarà il tempo, il concetto stesso di essere bilingui, che cosa significa essere bilingui, essere plurilingui, eccetera, eccetera. Ecco, per spiegare qual è il rischio del non aggiornarsi, del non tenersi al passo con la ricerca, racconto questo piccolo ennesimo aneddoto. A me capita spesso, quando faccio corsi di formazione con gli insegnanti, in particolare devo dire, questo è un problema strutturale del sistema universitario e poi a caduta scolastico italiano, gli insegnanti di scuola primaria che si occupano diciamo non solo dell'insegnamento dell'inglese ma anche dell'insegnamento dell'italiano a stranieri, una delle domande che pongo sempre in termini estremamente provocatori è: cosa dobbiamo fare delle lingue d'origine degli allievi non italofoni madrelingua, quindi fondamentalmente dei bambini, figli di genitori che hanno un'altra lingua materna, a prescindere da quale sia? E spesso la risposta che mi viene data, oggi devo dire sempre meno, ma comunque ancora troppo spesso, è: beh, sarebbe bene che questi genitori si sforzassero di parlare con i propri figli in italiano, perché in questo modo si favorisce l'acquisizione della nostra lingua. Ecco, io altrettanto provocatoriamente, ma in fin dei conti quasi credendoci, dico che chi risponde in questo modo dovrebbe essere licenziato seduta stante. Perché sarebbe un po' come andare dal medico dicendo che si ha male a un ginocchio e questo ti guarda all'orecchio. Allora, o è Dr. House che trovava relazioni misteriose tra le parti del corpo, o è un cretino. Mi perdonerete il termine, ma la sostanza è questa. Le teorie a cui io faccio riferimento in relazione all'importanza del mantenimento della lingua d'origine, anche solo allo scopo di imparare la lingua del paese in cui ci si trova, quindi nel nostro caso l'italiano, risalgono alla metà degli anni '80, cioè sono teorie che hanno 40 anni. Non è ammissibile, non è accettabile che ci siano insegnanti che non ne sono a conoscenza. E questo a prescindere dall'età, perché ho trovato insegnanti anziani aggiornatissimi e insegnanti laureati 5 anni fa che ignorano completamente tutto quello che nel frattempo, non solo da quando sono laureati, ma talvolta anche prima, perché lo hanno rimosso, perché non lo condividevano a prescindere. Quindi non è solo una questione di anagrafica. È scientificamente dimostrato, si chiama teoria dell'interdipendenza linguistica, è una teoria che ha 40 anni, che il mantenimento della L1, qualunque essa sia, quindi a prescindere che sia una lingua prestigiosa
nessun genitore e nessun insegnante dirà mai a proprio figlio non parlare tedesco, non parlare inglese, non parlare francese. Ma se si tratta di albanese, se si tratta di romeno, se si tratta di urdo, l'atteggiamento cambia. Sia da parte dei genitori, ahimè, e questo è la conseguenza di una pressione sociale negativa, che da parte degli stessi insegnanti. E questo è ancora più grave, perché se da parte dei genitori lo posso accettare, perché lo fanno con la convinzione che questo favorisca i loro figli, non lo posso accettare da parte degli insegnanti perché manifesta la loro incompetenza. Quindi questo solo come esempio del perché è importante aggiornarsi, del perché è fondamentale che gli insegnanti si aggiornino. E oggi questo non è neppure accettabile da un punto di vista della scusa io sono troppo impegnato. Esistono centinaia, il Covid, se qualcosa di buono lo ha portato, poco, ma quello che ha portato è stato sicuramente l'allargarsi delle opzioni di formazione, di aggiornamento, anche gratuite, se ne trovano continuamente, molte case editrici, università, organizzano continuamente seminari di formazione e di aggiornamento. Il problema semmai non è trovarli, ma selezionarli, cioè capire che cosa fa più al caso nostro e che cosa magari è effettivamente di qualità, perché nel mare magnum dell'offerta spesso ci si può anche un po' perdere. Quindi questo lo vedo eventualmente come un problema, ma è un problema che con la buona volontà e un po' di attenzione si supera facilmente. Quindi, per tornare alla tua domanda, assolutamente sì. La formazione è continua, è quello che si chiama il lifelong learning, che nel nostro caso specifico è il language lifelong learning, cioè imparare le lingue, ma imparare anche ad insegnarle, perché come dicevo prima, non è sufficiente conoscere una lingua per poterla insegnare. Se così fosse, non ci sarebbe nessun motivo per cui studiare l'autodidattica, didattica delle lingue. Giusto. Altra domanda: come rendere gli studenti autonomi nel processo di insegnamento-apprendimento e come favorire interazione efficace all'interno di classi plurilingui e multiculturali? Queste sono due domande al prezzo di una, veramente. Eh sì. La prima domanda. Allora, l'autonomia dovrebbe essere uno degli obiettivi dell'insegnamento delle lingue. Nessun corso di lingua dura all'infinito. Tutti i corsi di lingua prima o poi arrivano a una fine, che sia all'interno del percorso scolastico, diciamo, obbligatorio, che sia in un corso serale che si frequenta anche solo per conoscere altre persone, che sia il corso estivo che si va a fare, le famose vacanze studio, che spesso sono più vacanze che studio, insomma, in qualunque situazione il corso è destinato ad arrivare alla fine. Io credo che per un insegnante il maggior risultato possibile, al di là di quello prettamente linguistico-comunicativo, cioè, che ne so, far salire da un livello A1, A2, a un B1, B2 il proprio studente, ci sia quello di dare gli strumenti attraverso cui rendere lo studente autonomo. Cioè fargli sviluppare quella che si chiama, come l'ha definita Balboni, la cosiddetta competenza glottomatetica, vale a dire la capacità di imparare ad imparare le lingue. Perché chi conosce già una, due, diciamo dalle due lingue in su, generalmente fa meno fatica ad impararne una terza, o una quarta, o una quinta? Beh, qui le risposte sono almeno due possibili. Uno, se si studia una lingua strettamente legata a quelle che già si conoscono, è ovvio. Se io conosco lo spagnolo, l'italiano, il francese e mi metto a studiare il portoghese, beh, è chiaro che trovo molte meno difficoltà che se mi mettessi a studiare il tedesco o il cinese. Però al di là della parentela tra le lingue che si studiano, generalmente chi ne ha già studiate altre ha sviluppato un proprio percorso personalizzato di avvicinamento alla nuova lingua. Sa quali sono, come dicevamo prima, le tecniche che lo gratificano o la gratificano di più, cioè quelle che lo stimolano di più, quelle che danno i maggiori risultati, il maggior livello di soddisfazione, di appagamento. Sa quali sono i propri punti di forza e i propri punti di debolezza. Ci può essere chi è molto bravo
per esempio, nelle abilità di comprensione, ma magari ha maggiori difficoltà nelle abilità di produzione nella lingua. Ecco, questa è la competenza glottomatetica, cioè imparare ad imparare la lingua, riuscire a individuare il percorso che più si addice a noi stessi. Come si fa? E anche questo è relativamente semplice, però dovrebbe essere fatto in maniera sistematica, proponendo alla fine di ogni percorso, di ogni unità, di ogni... dico di ogni singola attività, ma serie di attività tecniche che sono state proposte in classe, un momento di riflessione. Quale di queste tecniche ti è piaciuta di più? Quale delle attività che abbiamo fatto ti è piaciuta di più? Perché ti è piaciuta di più? Perché ti è piaciuta di meno? Quali sono le difficoltà che hai riscontrato? Non deve necessariamente essere una cosa scritta, può essere anche una chiacchierata che si fa. Certo, circle time. È un momento di riflessione. Questo serve da un lato ovviamente all'insegnante, perché l'aiuta a capire lo stile cognitivo, lo stile di apprendimento dei propri allievi, ma dall'altro, ed è la cosa più importante e fondamentale, a consapevolizzare il percorso che si sta portando avanti, quindi a capire quali sono i propri punti di forza e anche i propri punti di debolezza, perché è chiaro che, come in tutte le cose, ci possono essere aspetti che ci piacciono di più, aspetti nei quali ci si sente più sicuri, si è più forti, e altri nei quali si è invece più deboli. Allora, in questo senso, poi, l'intervento dell'insegnante non deve andare solo nella direzione di assecondare ciò che ci viene più facile, ma anzi nel potenziare ciò che è più debole. Quindi io credo che questa sia la strategia per rendere autonomi gli studenti, consapevolizzarli del percorso che stanno seguendo e dei punti di forza e di debolezza che in questo percorso riscontrano, in base chiaramente alla propria indole, al proprio modo di essere, che cambia anche nel tempo. Attenzione, non è detto che sia sempre uguale nel corso di tutta la vita, soprattutto quando si ha a che fare con gli adolescenti, sappiamo che insomma, i cambiamenti sono quasi all'ordine del giorno, ma anche nell'adulto possono subentrare cambiamenti importanti, che magari sono legati alle esperienze di vita. Fuori onda prima dicevamo, raccontavo come io non abbia mai avuto una grande passione per lo spagnolo. Io mi sono sempre orientato verso le lingue, diciamo, centro-nord europee, e poi i casi della vita hanno voluto che abbia scoperto lo spagnolo, e adesso, pur con le incertezze, perché di fatto non l'ho mai studiato, parlo con un accento argentino, quindi parlo spagnolo con l'accento argentino, scoprendo non solo una lingua, ma realmente una realtà culturale. Una realtà. In bravo, evidentemente. In spagnolo c'è un proverbio molto bello che dice che lo idioma si apprende in la cuna o in la cama, e credo che questo sia molto significativo. Non so se ci sia bisogno di cuna e la cama è il letto, quindi lascio a voi. Chiaramente l'interpretazione di questa massima spagnola. In relazione all'altra domanda, come sviluppare l'interazione e il multilinguismo? Beh, innanzitutto forse non ci siamo soffermati abbastanza fin qui sulla relazione strettissima, inscindibile, imprescindibile che esiste tra lingua e cultura. Ogni volta che ci si avvicina a una lingua, ci si avvicina anche alla cultura che questa lingua trasmette, e lingue si chiamano tecnicamente policentriche, come possono essere l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, in parte, anche se meno per ragioni che non sto a raccontarvi, il francese, sono lingue che in realtà non veicolano un'unica cultura, perché gli Stati Uniti culturalmente c'entrano, insomma, abbastanza poco con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Oscar Wilde, in uno dei suoi viaggi, e con la classica ironia che lo caratterizzava, negli Stati Uniti disse gli inglesi e gli americani hanno tutto in comune tranne che la lingua, giusto per dire. Ma comunque ogni lingua è veicolo di cultura, ce ne sono poche che non sono tali. Sono le lingue artificiali, sono le lingue d'emergenza, i pidgin, le lingue che si creano in situazioni particolari, che non hanno un sostrato culturale. Ma quando si impara una lingua, si sviluppa quella che tecnicamente si chiama cioè la visione del mondo
che è propria di quella lingua. Si vede il mondo con occhi diversi, è un po' come avere un altro paio di occhiali attraverso cui si vedono cose diverse, o le stesse cose le si vedono da una prospettiva e in un'ottica diversa. Quindi imparare una lingua non è solo imparare un sistema di comunicazione, ma è veramente arricchirsi dal punto di vista personale ed è in sostanza l'opzione migliore per avere al proprio arco più frecce. È scientificamente dimostrato che i bilingui, i plurilingui, sono più bravi a trovare la terza via, la soluzione a un problema che magari nel monolingue per il monolingue è meno evidente. A questo proposito vi racconto un piccolo aneddoto. Mia figlia Giulia, che adesso ha 9 anni, ma all'epoca ne aveva poco più che 3, se non ricordo male, e come vi dicevo prima, sta crescendo, insomma, trilingue. Per chi non lo sapesse, in spagnolo, con la premessa prettamente linguistica, cama significa letto, però la cama generalmente si trova nella camera da letto. E quindi un errore tipico che fanno gli ispanofoni che imparano l'italiano e gli italofoni che imparano lo spagnolo è confondere cama con camera. Una sera in cui era particolarmente stanca, ma in cui non era ancora l'ora di andare a letto, mi ha detto che voleva andare alla cama. Però non era l'ora in cui normalmente voleva andare a dormire. Però evidentemente era in quella fase che è normale, fisiologica, naturale dei bambini che crescono bilingui, in questo caso addirittura trilingui, e quindi non era sicura che cama fosse la camera o il letto. E la soluzione è stata dirmi to bed, la terza via. Ecco, questo significa essere plurilingui, essere bilingui o addirittura di più. Cioè avere a disposizione, questo è un piccolo aneddoto, ma è significativo, della terza via che spesso i plurilingui hanno e che invece i monolingui non solo non hanno, ma addirittura ignorano. Allora, come poter sviluppare questo plurilinguismo? Allora, il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il Companion, che è uscito scorso, ha dell'educazione linguistica ormai una visione olistica. Vale a dire, le lingue non sono più imparate a compartimenti stagni e non è detto che tutte le lingue che si conoscono si debbano conoscere allo stesso livello. Essere bilingue non vuol dire essere perfettamente bilingue. Il bilinguismo perfetto non esiste, è sempre un bilinguismo sbilanciato e lo sbilanciamento dipende fondamentalmente dalla frequenza con cui si usa l'una o l'altra lingua. Spesso anche uno spostamento di poche settimane in un'altra realtà fa riemergere in maniera preponderante la lingua che magari fino a quel momento era stata un po' più debole. E proprio per favorire questa diciamo comunicazione tra le lingue che costituiscono non solo il nostro repertorio di strumenti comunicativi, ma anche la nostra stessa identità, perché nella lingua si trova la nostra identità e la nostra identificazione. Su questo poi eventualmente vi posso anche citare degli esempi illustri che lo hanno scritto, lo hanno dichiarato, quindi scrittori fondamentalmente. Ecco, quello che si può utilizzare oggi, ma anche questo ha ormai 40 anni, è il cosiddetto translanguaging. Translanguaging è una prima ancora che una metodologia, è forse una filosofia. Il termine è stato, pensate, sviluppato in una tesi in Galles da un giovane all'epoca ricercatore che si chiamava Sam Williams, che aveva fatto uno studio sul quello che in gallese si chiama traduisiu, cioè tradotto in inglese proprio il translanguaging, cioè il bilinguismo tra l'inglese e il gallese. E l'idea di fondo è che non si debbano, per così dire, alternare le lingue in classe, ma che le lingue convivano sistematicamente nella classe. Ovviamente, perché questo possa aver luogo, adesso non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio metodologico, ma è necessario che ci sia una apertura mentale da parte dell'insegnante. È chiaro che l'insegnante non può conoscere, penso alla realtà delle scuole italiane, dove spesso sono più gli allievi non di madrelingua italiana rispetto a quelli di madrelingua italiana. È chiaro che, ripeto, l'insegnante non può avere conoscenza in tutte le lingue materne dei propri allievi.
però deve mettersi nella condizione psicologica, prima ancora che fattuale, di accettare di non capire tutto quello che avviene nella comunicazione, usando in qualche modo i propri allievi come ponte, qui ci riallacciamo anche al tema generale della nostra chiacchierata, per accedere a ciò che ancora non conosce. Quindi, in un certo senso, dando seguito in concreto a quel peer teaching, cioè a quella didattica tra pari che da sempre si sta cercando, non da sempre, ma insomma ormai da una trentina d'anni, perlomeno la pedagogia continua a ricercare e a promuovere. Perché in questa alternanza l'allievo diventa insegnante, l'insegnante diventa allievo, e quindi con una alternanza dei ruoli che in un certo senso poi è anche quella tipica della comunicazione, in cui si è in un certo momento mittente e in un certo altro momento destinatario. Quindi, per riprendere lo schema di Jacobson della comunicazione, che poi certo, è stato dito da altri. Quindi ecco, il translanguaging è forse la risposta più opportuna per favorire questo, questa convivenza che, attenzione, non è a solo vantaggio di chi non è, nel nostro caso in Italia, italofono, ma è anche a vantaggio di chi è italofono e ha in questo modo la possibilità di avvicinarsi a lingue e culture diverse dalla propria. Io faccio sempre ai miei studenti questo esempio. 30 anni fa, se aveste voluto mangiare in un ristorante giapponese, almeno in provincia, l'unico modo per farlo era quello di andare in un aeroporto e prendere un aereo per il Giappone. Oggi il ristorante giapponese ce l'avete, non dico in ogni paese, in quasi tutti i paesi. Credo che nel raggio di 20 km da qualunque posto si possa trovare un ristorante. Non dico cinese, perché quelli ormai sono veramente ovunque. Ho scelto di proposito il giapponese perché è un po' meno comune, ma più accessibile, ancora oggi sicuramente più accessibile di 30 anni fa. Allora, il fatto di avere il ristorante giapponese sotto casa, comunque a portata di mano, non ha impoverito, non ci ha tolto la possibilità di mangiare le tagliatelle al ragù o gli spaghetti alla bolognese, ci ha solo dato una possibilità in più. E quindi il multilinguismo e il multiculturalismo, pur con tutto il prezzo che comporta in termini di sofferenza, che non è solo da parte di chi è nella condizione minoritaria, attenzione, perché io non sminuisco la difficoltà del rapportarsi ad una lingua e una cultura diversa, è un fatto fisiologico, tutto ciò che esula dalla nostra esperienza ci inquieta, ci allarma. Anni fa ho scritto un articolo introducendo un concetto che trovo abbastanza esplicativo di un problema e della sua soluzione. L'ho definito il paradosso dell'entropia interculturale. Sono paroloni complessi, difficili, però cerco di spiegarli in maniera molto semplice. Esistono migliaia di definizioni del concetto di cultura, ne esistono di tutti i tipi, però in buona sostanza la cultura è il frutto delle esperienze che ognuno di noi vive, dando al concetto di cultura un'interpretazione antropologica, quindi non intesa come l'opera lirica, la poesia, l'arte, con la cultura come risposta ai bisogni di natura dell'individuo e della comunità di cui fa parte. Allora, se è vero che ognuno di noi ha una cultura diversa, perché di fatto vive esperienze diverse, allora, a ben guardare, ogni comunicazione umana è una comunicazione interculturale. Cioè, se la mia cultura è diversa dalla tua, allora quando noi parliamo stiamo parlando attraverso le culture. Quindi in un certo senso questo paradosso ci fa capire che noi siamo, non voglio dire geneticamente, perché poi qui entra in gioco tutta un'altra questione, ma comunque predisposti alla comunicazione interculturale. Tutto sta nel capire quali sono gli elementi dell'altro che ci differenziano. Ripeto, come dicevo prima, per le culture in senso lato, alcuni ci possono piacere, altri no, come il cibo, come qualunque, come il modo di vestirsi, come i gusti musicali, come qualunque altro aspetto del nostro vivere. E il fatto di non apprezzare certi aspetti non significa che li dobbiamo accettare. Attenzione, questo, la libertà e l'identità vanno sempre rispettate, ma allo stesso modo vanno rispettate anche quelle altrui. Quindi è un po' questa la mia
come dire, visione anche filosofica, oltre che scientifica, della dimensione interculturale. Giusto. Io opterei per un'altra cosa, è un suggerimento, e poi chiedo anche a te che sei l'esperto. E io ho fatto questa esperienza nei vari paesi dove sono andato, dettato da un mio amico, partendo proprio dal mio territorio, quella di conoscere bene il mercato, per poi andare in un altro paese e conoscere il mercato di quel paese. All'estero conoscere il mercato, ad esempio spagnolo o tedesco o inglese, anche questo è veramente un po' globalizzante di un territorio, cioè nel senso che in quel territorio, nel mercato c'è tanto, ecco, di quel territorio, nel mercato proprio di un, penso ad esempio a Londra o in Italia, anche se parliamo della Sicilia, ad esempio il mercato di Ballarò, per dire, rappresenta tanto del vissuto della cultura. Quindi quando viaggiamo ovviamente è un arricchimento se entriamo proprio anche nei mercati, e nei mercati per dire proprio a contatto con la gente, li ascoltiamo, ecco. Questo è vivere la cultura, vivere il territorio, ma soprattutto conoscere l'altro, conoscere la lingua, la comunicazione che l'altro insomma ci regala in quel momento. Assolutamente d'accordo con te. Bene, noi andiamo avanti con anche con la scaletta musicale, e siamo arrivati a un brano di George Michael, Miss Sarajevo. Perché questo brano? Beh, io trovo che sia un brano oggi, ahimè, di grande attualità. La canzone non è di George Michael, è una canzone degli U2, poi resa celebre da un'interpretazione fatta in occasione di un Pavarotti in Friends. Devo dire che forse non è stata la migliore interpretazione di Pavarotti, e nella traduzione italiana secondo me la canzone perde molto, ma invito chi non conoscesse l'inglese anche a cercarsi il testo di questa canzone, e trovo che la versione che ne ha fatto George Michael in un album del 99, un album di cover, quindi non di canzoni sue originali, però ci abbia aggiunto qualcosa rispetto alla versione originale. Capita talvolta che l'interprete, anche perché stiamo parlando di un interprete di un certo livello, aggiunga qualcosa rispetto all'originale, un po' come, mi permette una divagazione letteraria, no? Edgar Allan Poe, che è stato tradotto in italiano a partire dalla traduzione in francese che ne aveva fatto Baudelaire. Ecco, insomma, è chiaro che se ti traduce Baudelaire qualcosa aggiunge rispetto al testo originale. E qui credo che George Michael sia riuscito ad aggiungere veramente forse quel pathos che nella versione degli U2 non c'era. E perché è attuale? Beh, come forse si può comprendere dal titolo, parla della guerra dell'ex Jugoslavia, guerra insomma dell'inizio degli anni 90, e Miss Sarajevo non è altro che una ragazzina che vorrebbe avere una vita come tutti gli adolescenti, ma che è costretta a sottostare a una condizione che è quella della guerra, che purtroppo ancora oggi conosciamo. E c'è un verso nella canzone che fa riferimento ancora a una dimensione linguistica. Dice: different names you find it hard to spell, nomi difficili di cui trovi, che fai fatica a trascrivere, di cui fai fatica a scrivere lo spelling. Ecco, questo è dimostrazione che spesso insomma l'assurdità della guerra parte anche da ragioni pretestuose, che comunque non hanno nulla a che fare con la nostra capacità e anche la nostra necessità di convivere tranquillamente, senza, pur nel rispetto delle diversità e delle complessità che questo comporta, di quei piccoli clash che non devono necessariamente poi diventare motivo di uno scontro come, ahimè, quello che stiamo vivendo ancora oggi. Bene, noi ci ascoltiamo Miss Sarajevo.
keeping your distance, a time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down, for getting on with your day? Is there a time for cold lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, to find the right dress to wear? Here she comes, heads turn around, here she comes, to take her crown. Is there a time to run for cover, a time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes, it's turn around, here she comes, Sophia in her crown. E con Miss Sarajevo di George Michael rientriamo e siamo quasi alla conclusione di questa puntata con il nostro ospite Matteo Santipolo. Abbiamo parlato dell'importanza delle lingue, della conoscenza della cultura, che può essere un ponte verso gli altri. Allora Matteo, siamo arrivati al momento, noi lo chiamiamo pubblicitario. Quindi questo è uno spazio in cui puoi pubblicizzare corsi, convegni ed eventi che ti vedono protagonista nei prossimi mesi. Allora, considerando che andiamo verso l'estate e che insomma nel periodo estivo non ci sono mai grandi
attività accademiche, io mi sentirei, sfruttando anche questo spazio, insomma, di più che pubblicizzare eventi, così di parlarvi un attimo delle ricerche che sto facendo e quindi dei volumi che usciranno prossimamente. Uno in particolare credo possa essere anche di discreto interesse per chi non si occupa professionalmente dei temi di cui abbiamo parlato questa sera. È un libro che raccoglie la trascrizione di una serie di podcast radiofonici che ho registrato nel corso del periodo del Covid per una radio con sede tra Milano e Bergamo, radio comunque nazionale, e con aventi per oggetto riflessioni sulla lingua, riflessioni, curiosità, aneddoti, quindi sempre su una base prettamente scientifica, ma cercando di rendere anche gli argomenti accessibili per chi chiaramente si occupa d'altro. E devo dire che i podcast hanno avuto un grande successo e speriamo che anche il libro al quale sto lavorando e che spero esca per l'autunno possa averne altrettanto, anche perché, ripeto, è un libro di base scientifica ma assolutamente divulgativo. E poi ci sono altri tre libri invece, questi sì, di carattere più prettamente scientifico, ai quali mi sto dedicando. Uno che è una, diciamo, una riscrittura più che una seconda edizione di un mio volume del 2006 pubblicato da Carocci, sulle varietà dell'inglese contemporaneo, in cui descrivevo appunto le principali varietà della lingua inglese a livello planetario, ma in questo volume, oltre ad esserci chiaramente tutta una serie di dati aggiuntivi e altro, ci saranno molte foto che ho avuto la fortuna di scattare in giro per il mondo, di usi più o meno impropri anche della lingua inglese da parte non solo degli anglofoni madrelingua ma anche di tutti gli altri, ma anche tutto un apparato prettamente didattico, cioè proprio su come insegnare le varietà dell'inglese, su perché insegnarle. Poi altri due volumi, uno sarà una raccolta di saggi, una curatela, una raccolta di saggi che descrivono la realtà sociolinguistica dei principali paesi europei e dei sistemi scolastici in relazione all'insegnamento delle lingue in questi paesi, quindi come si insegnano le lingue in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Finlandia, insomma in Polonia, in molti di questi paesi, e per come mi riferisco a sia dal punto di vista proprio della politica, quindi da che età, con quali caratteristiche, quali lingue si insegnano, anche ad aspetti più prettamente metodologici. E l'ultimo, anche questo è un libro a cui tengo molto, è il frutto di un progetto che stiamo portando avanti con la collega Alberta Novello, proprio sul bilinguismo precoce, quindi rivolto a i bambini, cioè nel senso che il libro tratta dei bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni, e questa nostra sperimentazione per avvicinarli all'acquisizione della lingua inglese in parallelo all'acquisizione dell'italiano fondamentalmente. Quindi in questo libro racconteremo questa esperienza, ovviamente anche trattandola da un punto di vista teorico oltre che descrittivo. E poi volevo invece, da un punto di vista dei convegni, segnalarne due. Uno che organizzo ormai da diversi anni nella mia città. Io lavoro all'Università di Padova, ma sono di Rovigo, e in collaborazione con il comitato locale della Società Dante Alighieri organizzo da diversi anni un evento che si chiama Le Lingue in Fiera. Si tiene ad ottobre. Ho avuto il piacere e l'onore di avere ospiti di altissimo livello nazionale e internazionale, da Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, a Giuseppe Antonelli, a Dorfles, insomma. E il tema di quest'anno sarà la modernità di greco e latino, quindi un tema comunque vicino all'ambito di cui ci siamo occupati questa sera, più vicino di quello che si può pensare. Anche in questo caso avremo relatori di altissimo livello. Peraltro questa manifestazione, piccolo convegno, questo piccolo seminario,
è stato anche l'ispirazione per dar vita con Mondadori a una collana che si chiama La Fiera delle Lingue, quindi anagrammando un po' in un certo senso il titolo di questo seminario, collana che dirigo io insieme alla collega Alberta Novello, e che ha proprio per temi, sono per ora usciti due volumi e ne usciranno altri quest'anno e il prossimo, già programmati, proprio i temi della linguistica educativa e dell'educazione linguistica. E last but not least, il convegno della Società Italiana di Didattica delle Lingue, Linguistica Educativa, che si svolgerà nel maggio del 2024, stiamo cominciando solo ora ad organizzarlo, si è appena tenuto l'ottavo e il prossimo anno ci sarà il nono congresso della nostra società scientifica. Quest'anno lo abbiamo fatto a Perugia, il prossimo anno lo faremo a Matera, e il tema del convegno sarà l'impiego delle tecnologie per lo sviluppo della competenza, comunque il potenziamento della linguistica educativa. In ogni caso, tutte queste informazioni, visto che di pubblicità stiamo parlando, io le pubblico a mano che ci sono sulla mia pagina Facebook, quindi insomma, se qualcuno è interessato a questi temi, insomma, invito a guardare. Non la uso per fare pubblicità dei miei fatti personali e privati, ma come strumento proprio di condivisione di iniziative che possono forse essere di qualche interesse per chi segue questi temi. Bellissimo. Allora, noi andiamo avanti con un brano, questa volta lasciamo l'inglese e prendiamo Jerabe de Palo, La Flaca. Perché questa scelta? Beh, come forse si è capito da quanto vi ho raccontato, io ho scoperto tardi il mondo ispanofono e quindi questa canzone in un certo senso fa anche parte proprio del mio vissuto personale. E devo dire che anche con quella successiva è stato un avvicinamento al mondo latino in senso lato, e che per me era sempre stato, diciamo, poco attraente, e devo dire che in questa canzone, ma anche nell'ultima che ascolteremo dopo, io in qualche modo trovo forse l'altra parte di me stesso, in un certo senso, no? Tutti noi abbiamo più, vorrei dire personalità, perché questo potrebbe adito a pensare che siamo tutti un po' schizofrenici, forse lo siamo pure, o bipolari, ma ben venga, insomma, non lo vedo come un problema, esattamente come il multilinguismo lo vedo anzi come una ricchezza. Ecco, credo che in questo ci sia un po' quella parte più meno notturna, meno legata alla luna e più legata, se vogliamo, alla luce, al calore, all'estate, insomma. Quindi anche se poi anche in questo caso la canzone non è che tratti proprio di un vivere così allegro, insomma, perlomeno da parte della protagonista. E poi naturalmente c'è una questione linguistica, quindi inglese, spagnolo, e poi vedremo anche l'ultima, insomma, con un'altra lingua ancora. E allora noi ci ascoltiamo La Flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso
que solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Ebbene, con gli Arabe del Palo, con la Flaca, rientriamo e siamo proprio alla conclusione di questa puntata. Abbiamo parlato di conoscere le lingue, un ponte verso gli altri, con il nostro ospite Matteo Santipolo, professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso l'Università di Padova. Matteo, siamo arrivati alla fine e come ogni conclusione di Eker, io ti chiedo di pensare a un augurio per i nostri ascoltatori, legandolo un po' al titolo e al tema di questa puntata. Quindi io ritornerò da te per ascoltare un po' il tuo augurio, ma soprattutto anche l'ultima scelta musicale che tu hai, insomma, selezionato per concludere questa puntata. Allora, ci siamo, Matteo? Non ti sì, sento più parlare. Allora, per quanto riguarda l'augurio, No, ritornerò da te. No, quindi mi lasci un po' di tempo per pensarci. Bene, sì, sì, sì. Avevo già una mezza idea, ma meglio così, così la cerco di formulare in maniera un po' più chiara. L'ultima canzone è in un'altra lingua, coerentemente con quello che ci siamo detti fino adesso. È una canzone in portoghese brasiliano, una canzone. Anche questa credo che abbia in qualche modo segnato veramente la storia della musica del XX secolo, e la versione che ne ho scelto è di Astrid Gilberto di Stan Getz, La Garota di Ipanema, quindi una canzone che è stata interpretata da tantissimi cantanti di altissimo livello, in mille versioni, non ultima quella di Frank Sinatra, e la versione che io, insomma, apprezzo di più è quella bilingue, in cui, guarda caso, ci sono l'inglese e il portoghese, e anche questa è una canzone che in qualche modo associo a un periodo della mia vita in cui ho frequentato, sempre per motivi professionali, spesso il Brasile, e
imparando anche un po' così qualcosa di portoghese brasiliano, e anche questa, un po' come la flaca, forse rispecchia la parte più solare, più così, anche rilassata probabilmente della mia personalità, del mio modo d'essere. Quindi la garota dei Ipanema. Bene, allora noi prima di ascoltare questo tuo brano, io ricordo a tutti gli ascoltatori che la prossima puntata, l'ultima, sarà l'ultima puntata di Eker, 27 giugno, avremo come ospite Mauro Fornasero, artista nisseno, e con lui parleremo di arte e territorio. Ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Eker di quest'anno, compresa questa di questa sera con Matteo Santipolo, sul nostro sito che è www.radiosepietamenta.xyz. La puntata può essere ascoltata anche tramite le nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram. Potete seguirci, e su Facebook basta cliccare soltanto sul link e ascoltare la puntata tutte le volte che volete. Allora Matteo, siamo pronti per l'augurio. Noi abbiamo già ascoltato la tua spiegazione per la sigla di chiusura, ma intanto ascoltiamo un attimo che cosa vuoi regalare a tutti gli ascoltatori per questa buonanotte. Il mio augurio è di imparare le lingue. Non poteva essere che questo, ma semplice, imparare, sì, molto semplice. Imparatele e divertitevi imparandole. Questo è l'augurio, perché bisogna andare oltre quell'idea di lingua come semplicemente un insieme di regole. Le lingue sono divertenti, le lingue sono importanti, le lingue aiutano a capire. Quindi imparate le lingue, divertitevi imparandole e arricchitevi attraverso le lingue. Bene, allora grazie Matteo, e grazie, veramente grazie per questa grazie puntata. A grazie mille. Grazie a tutti gli ascoltatori. Buonanotte. Buonanotte. Samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes it, when she passes goes she just doesn't see, no, she
doesn't see. She just doesn't see.